La domanda sul governo, secondo lei traballa dopo le ultime vicende? Sta cascando, che traballa? Lei è ottimista, sta cascando. Abbiamo annunciato la presentazione di mozioni di sfiducia, tanto alla Camera quanto al Senato. Renzi ha detto che... Chi? Renzi ha detto chi? 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 Con la frase Renzi chi... È stato Renato Brunetta a movimentare la convention regionale di Forza Italia ad Arezzo Fiere e Congressi, con l'assenza di Silvio Berlusconi, che si è materializzato solo telefonicamente per un saluto ai presenti. Non sono mancati comunque alcuni big nazionali, proprio in una terra, quella di Arezzo, dove il centrodestra ha dimostrato anche che si può arrivare al governo, da Brunetta alla Santanchè a Toti. Dunque qualche big di Forza Italia ha fatto capolino ad Arezzo. Chiaramente le ultime vicende che hanno un po' intaccato la tenuta del governo Renzi, che si intrecciano con le vicende giudiziarie di Potenza, sono argomenti di cui si è parlato anche ad Arezzo. Siamo in una città dove il centrodestra ha dimostrato che si può vincere, lo ha fatto in casa di un importante ministro del governo Renzi, lo ha fatto stando tutti insieme, quindi ha anche tracciato la via che si deve percorrere per vincere. Questa è una città in cui il governo Renzi ha dimostrato non solo la sua fallibilità e battibilità, ma in cui ha anche perso quella verginità politica che voleva spacciare agli elettori dopo lo scandalo delle banche, oggi lo scandalo del petrolio altrove. Quindi io credo che a queste elezioni di giugno gli elettori presenteranno un conto e un conto salato al governo, anche se Renzi dice di avere ancora le fiducie delle Camere, io credo che non abbia più la fiducia del Paese. Il governo potrà ballare dopo le ultime vicende che l'hanno coinvolto da Potenza? Sa, chi di intercettazioni ferisce, di intercettazioni perisce, nel senso che ci hanno fatto per 20 anni due palle così sul giustizialismo, che usavano come arma politica la giustizia, l'abuso delle intercettazioni, e oggi loro, che si sono sempre venduti come quelli della superiorità morale e etica, vediamo che, voglio dire, nel governo di tutti i giorni sono successe e stanno succedendo delle cose che sono inaccettabili anche per chi come me è assolutamente garantista. Noi come classe dirigente abbiamo la responsabilità di lavorare sul nostro livello di responsabilità e quindi strutturare liste competitive di persone credibili, trovare candidati credibili e come partiti riuscire a fare la sintesi per tenere insieme tutto il centrodestra, ma non solo, anche tante realtà civiche che esistono nei territori e che hanno una connotazione alternativa al sistema di potere della sinistra del PD.